Mister Zighella, è chiaro che non fa mai piacere perdere, però nel primo tempo soprattutto abbiamo visto ottime cose del Teramo, bissando quello che di buono si era già visto contro il Benevento, sei d'accordo? Sì, d'accordissimo. Voglio premettere una cosa, perché in questi anni, quando poi ci sentiremo, sentirete anche sempre la verità. A Coverciano la prima volta che mi sono seduto lì nel 2008 mi hanno detto che l'allenatore bravo è quello che ha la cultura sconfitta. Non riesco, io non ho nessuna cultura sconfitta, non so perdere, non gioco neanche con i miei calciatori a carte perché non voglio, perché quando perdo mi arrabbio. E quindi oggi sono contento della prestazione del primo tempo, secondo tempo così e così, ma mi girano a aver perso e non sono contento. Ci sbilanciamo troppo se diciamo che Ranieri è il titolare e Amadio la riserva? Non ci sono ancora titolari e riserve, perché tanto fino al 25-26 agosto, mi ricordo bene la data, è ancora lunga. Tutti avranno, come dicevo martedì, la possibilità di mettersi in mostra, come è giusto che sia. Problemino anche per Fratangelo alla schiena? Sì, questi sono i carichi di lavoro eccessivi per colpa del nostro prof. Non scherzo. E quindi voglio dire, in questo periodo purtroppo avere i giocatori in condizioni è impossibile, però volevo spendere due parole per il nostro professore. Insomma, l'anno scorso l'avete conosciuto, l'avete visto che persona è, e quest'anno sta di nuovo lavorando in silenzio e sta facendo di nuovo un ottimo lavoro. Se dovessi pretendere anche adesso di avere la squadra 2000 sarei troppo egoista. Piccioni per il momento lo mettiamo in stand-by, Tulli in uscita, Spighe in uscita, Fiordaliso arriva. Andiamo troppo lontani dalla realtà? Sì, tantissimo, perché in uscita i giocatori sono in uscita quando vanno via. Fino a quando sono qua io li alleno e li terrò in tutto e completo dei giocatori del Teramo, li allenerò allo stesso modo di tutti quanti gli altri, perché poi può capitare il 25 non c'è nessuna uscita e questo è un calciatore che io devo tenermi fino al 30 giugno, quindi per me sono tutti i miei calciatori. Però uno andrà in tribuna, uno andrà in panchina, uno sarà il capitano, uno batte le punizioni, quelle sono le scelte mie. Però su Fiordaliso siete ottimisti? Su Fiordaliso è un calciatore che io, quando ero un tuo collega su Sport Italia e commentavo le partite in primavera, l'ho visto 4 volte al Philadelphia e tra virgolette mi è piaciuto tantissimo, perché è un giocatore che può giocare a destra, può giocare a sinistra e può giocare anche difensore centrale, quindi l'allenatore, per un allenatore un 99 possa fare 3 ruoli su 3 della difesa e nello stesso tempo un 99 non guasta perché porta minutaggio.